Buonasera, in studio Massimo Bonella per Istria Oggi, notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Sono le 19.46 di oggi, mercoledì 4 luglio. In regia centrale a Treviso, a Radio Saius TV, abbiamo Rosario Moreno, che saluto. Io sono collegato da Venezia, dalla redazione giornalistica di pianetaoggitv.net, testata giornalistica. Dunque, iniziamo con la prima notizia in scaletta, Castelvenere. Sabato scorso la comunità degli italiani di Castelvenere ha celebrato presso la Casa di Cultura il 20° anniversario della fondazione. Nel corso dell'evento, ricco di esibizioni e di momenti commemorativi, hanno partecipato tutte le sezioni del sodalizio con i loro dirigenti artistici, dalla filodrammatica ai gruppi di balletto, dal coretto dei mini cantanti ai gruppi vocali maschile Castrum Veneris e femminile Castellanche, che fa parte della locale società artistico-culturale LIPA. Sono intervenuti la presidente della comunità italiana di Castelvenere, Tamara Tomasic, il sindaco della città di Buie, Fabrizio Vizintin, ed il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul. Tra il caloroso pubblico erano presenti la vice sindaca per la minoranza italiana della città di Buie, Jessica Acquavita, il presidente del consiglio cittadino di Buie, Rino Dunis, la responsabile del settore coordinamento comunità italiana della giunta esecutiva Unione Italiana, Rosanna Bernè, il segretario della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, la presidente del comitato locale e della SACS LIPA, Milena Tomasic, la presidente della SMSI Leonardo da Vinci di Buie, Irena Penco, la direttrice della SEI Edmondo De Amicis di Buie, Katia Sterle Pincin, e numerosi presidenti e rappresentanti delle comunità degli italiani. Pisino. 9 squadre si sono presentate sabato scorso a Pisino al tradizionale torneo di bocce, giunto alla sua 12ª edizione. L'iniziativa, nata con lo scopo di costituire un momento di incontro tra i connazionali, è stata organizzata congiuntamente dal settore sportivo dell'Unione Italiana, dalla sezione sportiva della comunità italiana di Pisino e dall'UPT. I vincitori del torneo Pisino 2018 sono Dario Milic, Steven Benolic e Kvetko Medica della squadra di Verteneglio, seguiti da Pisino primo, Pisino secondo, Momiano, Fiume, Matrada, San Lorenzo Babici, Laurana e Lipic. Alla cerimonia di premiazioni ha partecipato la presidente della comunità italiana di Pisino, Graciela Paolovic, e Giovanni Marion, che si è occupato dell'organizzazione del torneo. Ci spostiamo a Buie. Sabato scorso la comunità degli italiani di Buie ha organizzato un evento per concludere in bellezza un anno di intense attività artistiche. Sul palcoscenico della Sala UPA si sono esibiti in tantissimi gli allievi della banda Le Maschere del gruppo di Carnevale con i costumi realizzati dalle sarte della comunità, il gruppo di mini cantanti con la partecipazione della sezione artistica Piccole Pesti, il coro misto del sodalizio, il pianista Andrea Furlan ed il chitarrista Massimo Pincin, la filodrammatica della comunità italiana, e sono intervenute Federica Furlan a nome degli sportivi della comunità italiana e la presidente del sodalizio Eliana Barbo. Nel corso della serata è stato inoltre proiettato il video che presenta il progetto Momiano e il suo castello, curato da Gigliola Sparagna e Daniela Sparagna Bozic, che ha coinvolto bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
I presentatori dell'evento, Aldo Antonini e Silvana Paich Bonetti, hanno letto alcune delle poesie della poetessa Adriana Vascotto Sikovic, membro della comunità italiana di Buie, scomparsa nel 2016. Rovigno, con un doppio appuntamento si sono esibiti la settimana scorsa il coro misto della Società Artistico-Culturale Marco Garbin di Rovigno, diretto da Riccardo Sugar e Anna De Beliu, ed il coro Amici Fiorentini di Firenze, diretto da Ettore Varacalli. I cori hanno eseguito bitinade o rovignesi e canti popolari regionali italiani nella sede della comunità italiana di Rovigno e in piazza San Benedetto, svolgendo un evento musicale speciale, risultato di un'amicizia di lunga durata. Dovremmo avere ancora il tempo per qualche notizia flash dalla vicina Istria. Pirano, giovedì 5 luglio alle ore 20, in casa Tartini a Pirano, la SAC Serenada vi invita al recital della pianista Meta Cerv, studentessa dell'Accademia di Musica di Ginevra, partecipante alla scuola estiva di pianoforte di Denis Masluk a Pirano. Vi ricordo ancora che la comunità dell'Italia. La comunità nazionale italiana sta predisponendo quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa Università per la Terza Età, che prevede la realizzazione di una serie di corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Per informazioni si invita a inoltrare le richieste al seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr. Ecco, ve lo ripeto, finistria@unione-italiana.hr. Ancora un appuntamento da ricordare sulle frequenze in onde medie, precisamente sui 936 kHz. Su Radio 1 di Trieste, ogni mercoledì alle ore 16 il programma Sconfinamenti con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione. Proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti poi è anche disponibile in podcast. Sono le 19:53, termina qui il notiziario dell'Istria, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In studio a Venezia, Pineta Oggi TV, Massimo Brunella che ha condotto il notiziario, alla regia centrale Radio Sirius TV a Treviso, Rosario Moreno. Vi ricordo le repliche tutti i giorni, sempre alla stessa ora, escluso il martedì. Noi ritorniamo con la nuova edizione mercoledì prossimo. Vi segnalo, dopo alle ore 22, Osservatorio Antimafia. Grazie per l'attenzione e buonasera.